Il documentario per fotografare la società, conoscerne le diverse realtà e sfaccettature, anche quelle più nascoste, e il documentario per comprendere anche l'effetto domino, quel concatenarsi di situazioni che determinano le crisi politiche e sociali, gli eventi che ci circondano e dei quali spesso non conosciamo cos'è che li ha generati. È proprio l'effetto domino uno dei temi al centro del Festival dei Popoli, dedicato al cinema documentario internazionale, che arriva quest'anno alla 58esima edizione, diretto da Alberto Lastrucci e in programma alla Compagnia di Firenze dal 10 al 17 ottobre. In cartellone 82 film distribuiti nelle varie sezioni del Festival, il concorso internazionale, il concorso italiano, la retrospettiva e l'importante focus sui documentari che da sempre raccontano il potere. In particolare, quali uomini di potere sono stati ritratti dai documentari che presentate? Possiamo dire che, per esempio, molti presidenti della Repubblica, di tutto il mondo, amano farsi protagonisti di un film. Il primo fra tutti fu Kennedy, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. E in questa occasione prenderemo a modello i film realizzati da Robert Drew su Kennedy, sono 4 film, in cui vediamo come il Presidente della Repubblica cambia direzione, invece di negarsi alla stampa, apre le porte dello studio Ovale e dice: venitemi al filmare. E questo contribuisce in maniera decisiva alla creazione dell'icona di Kennedy. Oltre che la sua responsabilità di presidente, c'è proprio il vedere l'uomo al lavoro che lo avvicina moltissimo ai propri elettori. Il Festival dei Popoli ha due importanti direttrici, da una parte il focus su un documentarista internazionale, dall'altra il racconto delle arti come la musica e la danza. Il documentarista al quale il Festival dedica omaggio è il giapponese Kazuhiro Soda, autore di una filmografia di assoluto fascino e interesse che ha firmato gli Observational Film, ritratti del Giappone contemporaneo. Quest'anno, dopo una lunga assenza, siamo tornati a avere dei rapporti con il Giappone e ospiteremo la prima retrospettiva assoluta di Kazuhiro Soda, regista giapponese che però vive a New York e che ha come caratteristica quella che tutti i suoi film stanno componendo un unico puzzle dedicato alla Giappone contemporaneo, alla società giapponese contemporanea. Quindi diciamo un Giappone un po' lontano dai percorsi turistici, ma un Giappone molto autentico. Si parla di campagne elettorali, si parla di teatro contemporaneo, si parla anche di come il Giappone ha, quali sono i sistemi per la sanità, per la cura dei malati mentali, che è un argomento molto difficile in quei paesi. Quindi ecco un modo per conoscere il Giappone anche per chi è appassionato di questo paese in maniera molto diretta. Per le arti, protagonisti la danza e la vita di uno dei più famosi ballerini al mondo, Sergei Polunin, e il documentario sulla nascita della casa discografica Apple Corps dei Beatles. Cominceremo proprio il primo giorno, il 10 ottobre, con un film su una star della danza, del balletto. Si tratta di un grande danzatore, Sergei Polunin, che ha una particolarità, che ha messo insieme la danza più classica a un atteggiamento invece molto romantico, un personaggio per esempio che danza coperto di tatuaggi, il che lo rende un giusto mix tra la classicità del balletto e la trasgressione di un personaggio così invece complicato, complesso, anche in certi un nuovo romanticismo. Abbiamo per esempio un bellissimo film sui Beatles che ci ricorda non la loro carriera come musicisti, naturalmente ben nota a tutti, ma la loro carriera come imprenditori quando nel 67 fondarono la Apple, che diventò un modello di azienda hippie. Quindi ecco, parlare di potere significa anche prendere l'argomento da varie angolazioni. Il Festival dei Popoli è da sempre una delle manifestazioni di punta del panorama culturale toscano-italiano e che ha saputo negli anni rinnovarsi e proporsi al pubblico con nuove proposte e format inediti, pur mantenendo intatta la sua funzione, promuovere il meglio del cinema documentario prodotto a livello internazionale. Quello che colpisce è davvero la ricchezza di un programma che, insomma, sembra quasi impossibile che si possa realizzare in 8 giorni. E ci sono temi fondamentali che sono, su cui è molto importante una riflessione oggi. Quello che a noi interessa maggiormente è sicuramente quello sull'effetto domino, cioè su come si va ad analizzare soltanto eventi conclusivi di fenomeni importanti senza andare a capire quali sono le cause che l'hanno provocati. Quindi su questo è molto importante un'attenzione forte della politica.